Eccomi! Eccoti! Buongiorno, Come va? Buongiorno! Chieridinia! Come va? Come Come va? stai, Marco? Bene, bene, sono... Beh, qui è mattina, quindi... Ehi, sono qui. Cioè, è qui mattina... Caffè dopo pranzo. E io guarda... Grande. E la prendiamo il caffè insieme. Senti, innanzitutto grazie perché so che sei ricercatissima, ti cercano tutti e ci hai concesso un po' di questo tempo per noi che siamo tuoi fan e come accademia che invito a seguire spesso pubblica te perché sei l'esponente maggiore del MMA. L'altro giorno ti ho citato anche in un'intervista che mi hanno fatto e poi so che ti hanno contattato anche per fare un'intervista con te ieri. Credo di sì, ma scusa, c'ho qui il nuovo amico che mi dà. Sì, ma hanno scritto. Oltretutto, venerdì e sabato abbiamo fatto l'intervista insieme. Che si dice lì? Tutto bene? Anche lì Ma state guarda, fermi qua dell'ormone. è normale. Diciamo che la situazione che c'è anche in Italia, noi siamo. Qui in America siamo indietro di 2 settimane, secondo me, perché ne stavo parlando anche con mio fratello e adesso, visto questa settimana qua, che hanno iniziato a chiudere o comunque a controllare l'entrata e l'uscita dei supermercati, quindi è un po' come l'Italia, che entri da un lato, esci dall'altro e hai disinfettano carrelli, disinfetta tutto, c'è più controllo sicuramente, questo sì. Però è lo stesso, siamo sulla stessa onda, nel senso sulla stessa barca, perché comunque non sono aperti, sono aperti solo i ristoranti, sono chiuse, beh, tutte cose pubbliche dove non sono cose essenziali, quindi siamo lì. Sì, come è iniziato anche qui. Sì. Ascolta, lui sta allenando, stelline a caso, ovviamente. Io ho la fortuna di allenarmi a casa. Ho la Hai fortuna nello di stesso palazzo. avere vicino qua 2 persone che comunque vengono in palestra con me, quindi abito con una ragazza che viene in palestra con me e qui vicino praticamente sono tre edifici e qui vicino praticamente sono le altre 2 ragazze, quindi ci troviamo nel nostro cortile e riusciamo ad allenarci. Quindi ho la fortuna questa. Poi a casa, come vedete, faccio sempre preparazione Aspetta, e non ti preparazione sto con... sentendo bene. Aspetta, aspetta, aspetta che provo. Aspetta che... Vediamo. Mi se... Che ho provato a collegare e a riattaccare. Vediamo, adesso sei tornata. Ok. Ok, ci Ok, sei. e no, Allora. la fortuna di allenarmi qua, quindi a casa faccio sempre, come vedete, faccio preparazione fisica con quello che ho, perché alla fine uso il mio corpo e sono contenta anche perché sto seguendo bene quello che mi sta mandando anche Alberto Grazie, che è il mio istruttore di preparazione e di alimentazione, quindi sto vedendo tanti risultati pur essendo a casa, perché... Guarda, ho la fortuna di poter riuscire a fare tutto, sempre nel minimo, perché è giusto, non riesco a fare sparring, non riesco a fare live, rollare e tutte queste cose qua. Però con il minimo riesco a tenermi nell'allenamento base. Il ginocchio come va? Ginocchio no, bene, bene. Anzi, guarda, recuperato bene, è più forte. Oh, scusami. È più forte perché c'è il cagnolino che non può star solo. Mi sta morendo le mani. No, la ginocchio è recuperato bene, lo sento forte, non ho avuto nessun problema anche quando mi alleno di jiu-jitsu, non mi dà nessun problema, anzi è come nuovo, perché fino a che ho fatto l'operazione è come nuovo. Ho visto che nel tuo recupero, a parte che ci siamo sentiti e Sì, ho seguito dei assolutamente. video, Ci sono stati momenti dove avevo il cuore qua.
Vabbè, ma è normale. Però ho visto anche che sei arrivata a fare una propria oggettiva spinta, tecniche visuo-percettive, ho visto i video veramente, a parte molto interessanti. Volevo chiederti così, adesso, visto che hai parlato del tuo allenamento da sola, tu spesso utilizzi queste cose o è stata una, diciamo, una metodica che hai utilizzato per il recupero della riabilità, Nel del momento, tu stai rifatto? parlando nel momento della riabilitazione? Sì, voglio dire, tu adesso che hai iniziato la riatletizzazione, ho visto che hai messo tutta una serie di esercizi. Utilizzi questi esercizi a corpo libero, di propriocezione anche durante la tua routine o è una cosa che hai aggiunto in seguito all'intervento? No. Ho iniziato con la riabilitazione, gli esercizi proprio per il ginocchio sono stati specifici, proprio per l'attimo, il momento della riabilitazione. Quindi ho iniziato in questo momento qua e poi ho sempre continuati perché comunque per i due ginocchi sono movimenti che servono anche quando fai sparring o anche solo quando rolli. Aiutano alla stabilizzazione. Quindi ho iniziato col ginocchio e poi li ho portati avanti e tuttora comunque li faccio. Perfetto, senti Mara, allora proprio velocemente, diciamo una Mara adolescente con un passato complesso, ha iniziato a fare questo sport, ha iniziato a fare un'attività e una disciplina che in Italia non esisteva, stava nascendo e quindi ancora più illustro per voi che siete arrivati dove siete arrivati da un panorama difficile. E, in organizzazione e federazione che tra virgolette non mi piace la parola improvvisavano, però provavano a, come dire, a mitigare un po' quello che è il passaggio dagli sport a combattimento classici per arrivare all'MMA, in una nazione dove l'MMA non c'era. Tu combattevi di shootbox, io ricordo con affetto l'incontro che hai fatto con la nostra Ilaria Santoro, che è una bravissima atleta aquilucana nella mia cintura blu di jiu-jitsu brasiliano e la saluto perché tra parentesi è anche un'infermiera quindi in Cavolo, in prima prima linea linea. È in prima linea. in questo momento. E poi dopodiché sei arrivata, sei passata praticamente da un passato a un presente che ti ha catapultato ad essere l'emblema e dell'MMA femminile nazionale che per noi è il nostro orgoglio. E poi anche la tua capacità, come dire, personale di lanciare un messaggio positivo di evoluzione, di cambiamento, sempre col sorriso. Hai avuto un infortunio, periodi difficili come capitano a tutti, sportivi e non, ma dal quale ne esci sempre con il sorriso e con una forza e una determinazione che secondo me va presa, insomma, un po' ad esempio. E allora, ecco, qua iniziano già. Ok. Sì, Antonio me l'hanno già detto. Sì, poi ne parlerò. Dopo ne parlerò dell'ultimo match. Però, no, allora, guarda, sì, è vero. Io inizio da judo quando all'età di 3 anni. Ho avuto un passato. Sono cresciuta con sul tatami. Quindi ti dico, la mia passione anche per il jiu-jitsu proprio nasce dal judo perché il kimono è stato il mio primo amore perché l'ho sempre portato avanti anche per tanti anni. Dopo ti dirò che ho iniziato col judo, ho fatto un piccolo periodo di stop e dopo ho ricominciato con l'MMA conoscendo Jiu-Jitsu, conoscendo altre discipline più approfondite. Quindi ti dico, il mio inizio è stato, vabbè, la mia vita come tutti la conosciamo tra infortuni e cose varie. Mi ha dato sempre la possibilità, ti dico, di combattere. È la cosa che mi ha, il luogo dove mi sono sempre sentita protetta, dove mi sono sempre sentita sicura, è sempre stata la palestra. E quindi, indipendentemente da cosa è mai successo in tutte le cose, il luogo per me forte è stata la palestra e la possibilità di riuscire a combattere. È stata la conseguenza, perché anche da dove ero, da cosa mi è successo e dopo avere la possibilità o comunque crearmi la possibilità con l'aiuto di persone di riuscire ad arrivare a questi livelli, ti dico, è un sogno che diventa realtà, perché comunque diventa realtà,
ma allo stesso tempo di mi piace perché è stato vissuto, non è stato creato. Quindi, cioè, come, ok, guarda che per arrivare là devi fare tutte queste tappe qua. No, non è stato così, perché le abbiamo vissute, l'ho vissute giorno per giorno e hanno momenti belli e momenti brutti. La voglia di superare tutti questi momenti brutti, la voglia di sorridere ancora adesso, la voglia di essere sempre così positiva, beh, ti dico in primis è per il carattere della mamma, perché comunque mia mamma è sempre stata bella, positiva, non ci sono mai stati problemi, perché da piccolini ne abbiamo passate tante insieme, perché come eravamo diversi, tra virgolette, abbiamo tutti, insomma, comunque famiglia un po' più scura, quindi anche da piccolini le abbiamo superate tante anche in questo caso, quindi la positività della mamma c'è sempre stata. E la voglia adesso, ti dico, di ridere, di sorridere, di essere positiva è anche per quello che ho passato, perché non ho mai, indipendentemente da cosa è successo, non ho mai mollato. E indipendentemente dalle persone, come parlavano, come straparlavano di te, l'ho sempre... Il fatto di essere positiva, dico che ci sono altri, magari altri problemi più seri. Se avere la seconda possibilità, avere una possibilità per riuscire a fare la cosa che uno ama di più, che è combattere, perché non trasmetterla? Certo, perché questo è un bellissimo messaggio a qualsiasi, insomma, a qualsiasi livello si riferisca, anche personale, nei momenti della vita, sì, di difficoltà. Poi, oggi, per fortuna, abbiamo questi grossissimi esempi, ci siete voi che state nell'UFC, ma esempi sportivi anche più modesti di gente che fa le nostre discipline, che spesso erano etichettate in una maniera, diciamo, erano anche declassate agli sport per i violenti, per gli arroganti. Oggi invece abbiamo dei bellissimi messaggi che partono dal rispetto, da quelli che sono anche i valori un po' più tradizionali delle arti marziali e un po' più generici dello sport. Oggi, diciamo, queste figure qua servono, e se ci rivolgiamo a persone che si approcciano alle arti marziali e agli sport da combattimento, che portano i figli, è proprio per seguire questo tipo di esempi, quale il tuo. Sei un esempio anche del combattimento femminile, una disciplina, insomma, che per tanti anni è stata etichettata prevalentemente per gli uomini, invece tu sei l'emblema anche tra le altre persone che abbiamo in Italia che fanno arti marziali e sport da combattimento in una maniera importante, con grossi traguardi, anche di questa disciplina al femminile. Cosa ci dici, e se ti parli anche di qualche progetto, se hai in mente, se hai delle idee, hai dei sogni a riguardo? Io, guarda, a livello di progetti mi piacerebbe, beh, sicuramente venire in Italia, perché dopo 2 volte che mi è saltato il volo, per la prima e l'ultima volta per altri motivi e questa volta per il coronavirus, mi piacerebbe arrivare in Italia, venire in Italia e trasmettere un po', quindi organizzando magari non stage, ma anche solo degli allenamenti tutti insieme, più che, beh, una parte comunque tecnica, ma proprio allenarsi insieme. Io di progetti per a livello femminile mi piaceva portare avanti ancora un progetto che avevo iniziato con Margherita, che la conosci anche tu? Come no? La Montes, che un'altra delle figure di spicco dello sport italiano e del jiu-jitsu brasiliano. Purtroppo le nostre discipline sono più note tra di noi, e quindi oggi essere famoso nel jiu-jitsu nel femminile lo sei più, diciamo, nell'ambiente tra di noi che conosciamo. Ancora non c'è la giusta... non c'è ancora la giusta conoscenza. Infatti dico, è vero, perché io amo jiu-jitsu, non ti posso nascondere che se mi dici scegli... Hai già nominato 4 volte. Io ti confesso... arrivato tardi, parlavamo con Michele Virginelli del nostro passato nel Sandà, perché io ho iniziato un po' con la kickboxing e Sandà, facevo anche io judo, e mi piaceva poi, fine degli anni 90, questa idea all'epoca di Jeet Kune Do, Bruce Lee, le arti marziali miste, questo UFC che era C1-2, e quindi mi piaceva studiare tutte queste cose. Avevo combattuto 3 volte in quello che era il free fighting, perché non c'era il nome di MMA all'epoca. Le arti, c'era addirittura la sigla UFC, nasce prima della sigla MMA, sì. E questo
ricordare, era un format televisivo ad opera appunto dei Gracie. A un certo punto avevo fatto tre di questi match dove aveva combattuto anche Virginelli con Paolo Di Clemente, eccetera, eccetera. E quello che facevamo noi di grappling era nulla, regolamenti inventati al momento. E poi a un certo punto torna Dario da Londra e io dico: Dario, vediamoci. Dario era un mio vecchio amico di Sandalo e aveva avuto questa grossa esperienza nel jiu-jitsu brasiliano. A un certo punto ho detto: beh, a 30 anni ho detto adesso inizio a studiare il jiu-jitsu. A me è stato un amore di seconda età. Sì, no, ti capisco, perché è la stessa cosa che mi trasmette. Infatti è un'altra cosa, però vabbè, ognuno ha le proprie prime amore. Però dico, jiu-jitsu, infatti ho anche questa bella connessione con Margherita, essendo comunque una donna, ho anche questa bella connessione con Margherita, e perché... Beh, come le donne non sono così famose, o comunque anche lo sparkling non è così famoso, l'idea era proprio quella di creare, come ha creato Margherita e Veronica, questa cosa, questo tipo tour al femminile, quindi di open mat per riuscire a fare allenamento, però di aggiungere anche un altro sport, quindi perché non l'MMA, perché comunque riesce ad avere una connessione con il jiu-jitsu, che è fantastico, perché è vero che c'è il kimono, però anche il no-gi, quindi il no-gi comunque viene usato anche sull'MMA. Quindi questa è una cosa che mi piacerebbe riuscire a organizzare bene con Margherita a livello femminile, anche per dare più conoscenza. E sicuramente altri progetti qua in America con insegnamento, quindi in America Tot Team. E mai dire mai, un domani, di riuscire ad aprire magari una palestra qua in America. Mai dire mai, ecco, questo è un sogno che magari è dopo la fine della mia carriera. E quello che piacerebbe tanto è dare una possibilità in Honduras, dove c'è l'origine di mia mamma, quindi il paese di origine di mia mamma, una possibilità col jiu-jitsu ai bambini che non hanno la possibilità di uscire, comunque di tirarli via dalla strada. E questo progetto è con Stefano Guidani, e lui ha già iniziato a creare questa cosa. A me piacerebbe aggiungere questa parte di jiu-jitsu in Honduras. Parlo di jiu-jitsu perché è una cosa che riusciamo a fare tutti, non è così. L'MMA devi anche sentirlo un po' dentro, perché comunque essendo un misto di arti marziali e si lavora a 360 gradi, devi proprio lavorare su diverse arti marziali e non è così fattibile per tutti. Quindi il jiu-jitsu, anche la conoscenza del suolo, anche la conoscenza del rispetto, perché comunque è un'arte marziale e c'è anche una disciplina. E credo che questa disciplina con il jiu-jitsu anche per i bambini sia fondamentale. E perché no, portarli in un posto dove c'è magari bisogno. Poi ricordiamo che il jiu-jitsu oggi, intendere l'MMA per come lo conosciamo senza l'opera del jiu-jitsu brasiliano sarebbe stato difficile. E oggi, e poi il jiu-jitsu invece di cui stiamo parlando è uno degli aspetti del jiu-jitsu, che è quello sportivo, che è anche quello più divertente, perché il jiu-jitsu, dopo aver dimostrato al mondo quello che aveva da dimostrare, quindi l'efficacia della lotta, del componente lottatore in un incontro senza termini, ne ha sviluppato anche un regolamento sportivo adatto appunto ai più, adatto a tutti. Ti sento male? Adesso sì. Magari è la linea da qui, da Italia. Mi vedo bloccata. Mi vedi? Aspetta. Ok. Senti, che differenza trovi? Esistono differenze secondo te in questo sport e in queste discipline tra l'aspetto femminile e l'aspetto maschile? Parli con l'MMA? Per l'MMA in genere, per le arti marziali. L'approccio sportivo è diverso dal femminile rispetto al maschile. Tu ti alleni in uno dei migliori team al mondo e insomma, come sono progettati, l'approccio com'è? L'approccio a livello femminile e maschile qua è un po' differente. Ecco, l'unica cosa che ho visto, la differenza da Italia-America, perché ti faccio questa differenza perché qua non è molto diversa. Perché? Perché c'è conoscenza.
del tipo che l'MMA lo puoi guardare, il jiu-jitsu lo puoi guardare sul canale, su una televisione, quindi anche la conoscenza di jiu-jitsu, la conoscenza di MMA, la conoscenza di kickboxing è un po' diversa, perché hai la possibilità di vederla direttamente dalla televisione. Io la differenza che ho visto dall'Italia all'America è proprio questo condividere questo sport, perché ti dico che qua anche in palestra siamo in tante ragazze, quindi c'è questa bella possibilità di riuscire a allenarsi tra ragazze, però anche perché c'è tanta conoscenza. Quindi anche quando vai, guarda, faccio un esempio, l'altra volta ero qua nel mio cortile che mi stavo allenando, stavo facendo tecnica di wrestling, è arrivato un ragazzo, ma voi fate MMA, voi fate... non che è scontato, però col fatto di questa conoscenza anche le persone sanno quando vedono qualcosa, lascia stare che poi magari non riescono a capire bene al primo impatto che cos'è, però sanno che è un'arte marziale. E quindi sì, un'arte marziale che è una disciplina, e quindi questa cosa di donna e uomo qua si sente un po' meno rispetto all'Italia, e anche in palestra siamo in tantissimi, ti dico che anche che si allenano, quindi si sente, si respira proprio l'aria di competizione, e quando è anche il nome America Top Team, se sei di America Top Team sei conosciuto come MMA, come Jiu Jitsu, quindi certo. Come è organizzata la tua settimana di allenamento? Ecco, diciamo, spesso uno vede appunto Mara Borella è arrivata nell'UFC senza magari poter immaginare quello che hai detto tu, è un profilo e una strada che si è delineata di volta in volta, senza poter immaginare, perché sai, a volte uno immagina i sacrifici che può fare un atleta, ma chi non fa il nostro sport non capisce come arrivare al professionismo, come arrivare agli incontri con il contatto pieno, come mantenere sempre il peso, tutta una serie di sacrifici che conosciamo bene, e poi dopodiché arrivi a fare il professionista e vivi tutta la giornata, tutta la settimana in questo senso. Ci puoi dire come è strutturata e che cambiamenti ci sono stati rispetto a prima? Beh, rispetto, ti parlo dei cambiamenti, perché il cambiamento quando ho fatto il salto per allenarmi qua in America Top Team è stato molto diverso. È come andare a una scuola, in una casa dove tu vedi i tuoi supereroi e tu inizi a far parte. La diversità da Italia, quando mi allenavo in Italia e quando ho iniziato a allenarmi qua in America, è stata proprio la concentrazione di cosa dovevo fare, perché in Italia ho sempre lavorato bene in palestra e mi sono sempre allenata, e quindi conciliavo queste due cose qua. Una volta che sono arrivata qua in America, la cosa fondamentale, il primo pensiero è l'allenamento che è strutturato in camp e fuori camp, però anche il primo pensiero è proprio del tuo corpo, quindi ascolti di più il tuo corpo e dai molta più attenzione al tuo corpo, perché il tuo corpo diventa il tuo lavoro. Quindi anche gli allenamenti sono suddivisi, quando sei in camp aumentano un po' di più e sono più specifici, quindi ti alleni sempre due volte al giorno, due o tre volte al giorno, indipendentemente da qual è l'allenamento. Perché alla mattina solitamente allenamento pesante, quindi dove magari c'è lo sparring, dove magari hai la sessione di pad privata, non so, il live di jiu-jitsu, di no-gi, o il live di wrestling. Il pomeriggio solitamente è sulla tecnica, quindi è specifico su quello che devi fare durante il match, e puoi aggiungerci a volte la preparazione fisica, però sono sempre divisi come orario, nel senso che, non so, ti faccio un esempio del lunedì. Lunedì alle 11 c'è il wrestling, tu finisci all'1, vai a casa. L'allenamento, come il wrestling sono 2 ore ed è un allenamento molto duro, farai l'allenamento alle 6:30, dalle 6:30 alle 7:30, 8 e niente di più. Il martedì farai sparring alla mattina, quindi al pomeriggio avrai alle 10 farai sparring, alle 4 farai preparazione fisica e alla sera alle 6:30 farai tecnica di MMA. Sono sempre suddivisi così in camp. Hai sempre un giorno dove recuperi, un pomeriggio tuo nella giornata, nella settimana dove recuperi, perché come sappiamo ho preso anche questo, che anche il recupero fa parte dell'allenamento, perché tutti vogliamo fare, 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 ma se il corpo poi non ti risponde non puoi fare niente.
e il sabato pomeriggio e la domenica sono di riposo, proprio di riposo. Me l'hanno ripetuto, perché sai, la domenica ti alzi e dici, ma sì, dai, vado a fare una corsa. No, perché comunque anche l'allenamento diventa più pesante sulla, quando sei in camp. Quando sei fuori dal camp cambia totalmente, perché hai, ecco, la diversità che quando sei in camp fai molte ore private, quindi anche la tecnica la farai tu e il tuo partner e l'istruttore della, non so, di jiu-jitsu, l'istruttore di kickbox, di muay thai o l'istruttore di wrestling. Quando sei fuori dal camp farai più classi, quindi farai più meno ore private, farai più classi e gestisci un po' tu l'allenamento, in senso che Conan, che è il mio head coach, mi dà, guarda Mara, questa è la settimana, questa è la tua settimana di allenamento, poi è logico che se c'è un giorno che devo andare a fare, ne so, delle commissioni, o magari sono più stanca, posso stare a casa. Quando sei in un camp, no, perché tu mangi, ti svegli, mangi, vai a fare allenamento, torni a casa, mangi, riposi, vai a fare allenamento, riposi. Non è questa possibilità di dire, no, beh, dai, oggi sono stanca, non ci vado. Questo lo puoi fare quando sei fuori dal camp. Quando sei nel camp, c'è il giorno che sei stanca, però ci andrai a fare qualcosa di magari più leggero, ecco. Queste certo, sono le due diversità. È logico che ti dico... ti adattano l'allenamento quelle volte che magari sei overcome. Ecco, la cosa che ho imparato ad ascoltare di più il mio corpo, quindi il momento in cui sei stanco, il momento in cui dici ok, no, voglio riposare, perché poi non è che adesso non è che è a comando che dormi, quindi dopo ti organizzi e anche solo stare sdraiato non è che ti mette a fare no, beh, vado di qua, di là, vado di su, devo andare di qui, no. Ti lo organizzi nel giorno, magari nel tuo giorno libero, però ho imparato ad ascoltare di più, perché tu lavori con il corpo, quindi se il corpo non ti risponde è anche inutile andarci, capito? Come non... Alessio qui sta chiedendo come ti trovi a lavorare con Phil e Alberto. Phil e Alberto. Allora, io avevo iniziato... la preparazione in America Do Team l'avevo iniziata con Vevè, con Everton. E poi ho voluto cambiare, avevo iniziato a lavorare con Phil, perché abbiamo due preparatori in America Do Team, che uno è Everton e uno è Phil. Ho iniziato nel momento in cui non avevo niente, quindi per cambiare anche un po' il stile, come quando non hai il match, ti puoi permettere anche di vedere, non so, voglio fare più una classe di un istruttore rispetto che un'altra, ti riesci un po' a organizzare. Avevo iniziato, ma io con il rapporto che ho con Alberto c'è una connessione fantastica, pur che lui vive in Italia, è vero che lavora tanto qui in America, ma la connessione che ho con Alberto non ce l'ho con nessun istruttore. Perché mi piace lo stile di Alberto, mi piace, ti dà più conoscenza, come adesso mi sta, cioè da quando al camp e tuttora mi sta seguendo, dall'ultimo camp a tuttora mi sta seguendo lui sia con la preparazione che con l'alimentazione. Ci sono stati diversi giorni durante il camp che ho fatto allenamento con Phil, ma perché ho fatto lo stesso allenamento di Alberto, ma più che altro perché durante il camp, se ti alleni con qualcuno che comunque ti dà un po', ti trasmette un'energia, anche se sei stanco, dai forza, Mara, non mollare, questo ti aiuta tanto. Però ti dico che con Alberto, la connessione che ho con Alberto, non ce l'ho con nessun altro preparatore fisico. Quindi Alberto è Alberto Grazzi, che è il compagno di Margherita. Sì, così, almeno se capisci. No, noi ci siamo visti al Milano in the Cage, era tra l'altro tra gli ospiti, insieme a Margherita combatteva Domenico Colucci, al Milano in the Cage combatteva un ragazzo signore. C'è qui Agostino, che saluto, mio caro amico, che è anche il coach, anche il marito della Roberta Zocco, che è una italiana. E sta chiedendo, ciao Agostino innanzitutto, e sta chiedendo quanto dura un camp pre-match di solito? Sono 2 mesi. 2 mesi ti dico, se è la possibilità, 2 mesi duri, cioè 2 mesi che inizi il camp. Se sai il match anche un po' prima, quindi 3 mesi prima, non lo inizi. Inizi a fare i tuoi allenamenti normali,
fuori da, diciamo, da questi 2 mesi qua, ma poi inizi a giusto 2 mesi prima. E stacchi, due settimane prima stacchi gli allenamenti pesanti. Bene. Qua Alessio, davvero gentleman, sta ringraziando per la tua risposta. Senti, Mara, saluto... Giudizio. Colgo l'occasione di salutare, io ve lo chiamo Fabio, però è I'm Pro di Orto Fan Pro, che comunque mi segue e mi supporta. Certo. Che ha fatto un fantastico paradenti rosa, che è top. Quello è importante, anzi lo diciamo, se i nostri sport vivono di sponsor, quindi se qualcuno volesse regare la sponsorizzazione delle immagini buone, ecco, si faccia avanti. Senti, Mara, quante volte ti alleni invece di jiu-jitsu col kimono, visto che tu... io durante il camp no, perché è totalmente un'altra mentalità, è totalmente un altro stile, quindi ti dico, nel camp lo guardo così da lontano e niente di più. Fuori dal camp una volta al giorno. Ah, una volta al giorno. Riesco, sì, una volta al giorno. Al di là che mi piace, perché mi dà tranquillità, è anche buono per la tecnica, raffinare la tecnica, quindi ti dà più controllo, ti dà più attenzione, perché comunque i dettagli nel jiu-jitsu sono importanti, e questa cosa la vedo che se la riesco a lavorare con il kimono, una volta che poi senza kimono, cambia un po' il gioco, perché comunque senza kimono abbiamo meno prese. Però anche il controllo, piccoli dettagli delle prese. La tecnica è il criterio, è come quando studi la danza classica, dico io, e poi passi, sì. Almeno questa è stata la mia impressione. Sì, se studi in maniera classica, studi per bene, poi dopo cambiare è facile. Non è, sicuramente può essere valido, ma non è facile il contrario. Non è facile lavorare. No, io senti, guarda, a me piacciono tutti i stili, perché kimono e senza kimono piacciono tutti e due, però ti dico, il kimono usi molto la testa, e anche indipendentemente se sei stanco o no, lo riesci a lavorare. Senti, Mara, qua Lorenzo, lascio rispondere a te, dice, hai mai gareggiato con i BJJ con Ghia? Adesso digli dove ti è arrivata la tua promozione, e vuole sapere che rispetto, che emozioni ti ha dato. Vabbè, a parte il risultato che io conosco e che abbiamo condiviso, quindi Lorenzo segui la pagina dell'Accademia, perché appena Mara ha vinto abbiamo fatto un bellissimo post sull'Accademia, sulla pagina dell'Accademia degli Arti Marziali. Allora, hai gareggiato, che emozioni ti dà? E ti faccio io una terza domanda: ci vieni al Mediterraneo Cup e alle gare che organizziamo in Italia di Jiu-Jitsu? Sì, guarda, che era in programma, perché adesso ti parto dalla terza, perché io avevo già iniziato dopo che avevo fatto il mondiale di Nogi, era già in programma, poi ti presento un amico, era già in programma di venire in Italia. Io sempre ho chiesto anche a Bacci se potevo partecipare a determinate gare pur essendo iscritta qua in America, e quindi mi ha detto che non c'erano problemi. Infatti la voglia di riuscire, di tornare a competere, anche perché competere di jiu-jitsu lo posso fare per me, quindi che sia in Italia, che sia dall'altra parte del mondo, riesco a farlo questo. E quindi non vedo l'ora, su questo qua ti dico, non vedo l'ora. E mentre per sì, ho partecipato a tante gare di jiu-jitsu kimono, anche perché quando ero in Italia, durante fuori camp, la cosa che mi piaceva fare era proprio competere di jiu-jitsu kimono. E l'emozione che ti dà credo che ogni sport abbia la sua emozione, ti dico, il jiu-jitsu mi ha sempre trasmesso questa pace interiore, quindi anche il competere, indipendentemente dal risultato, mi trasmette questa competizione, questa energia buona, quindi indipendentemente se vinci o se perdi, è proprio per me, quindi mi ha sempre trasmesso sorriso. Bene. Allora, se ci sono domande, lasciamo anche un po' di spazio alle domande, se avete domande per me, così poi dopo non ti tedio ulteriormente e ti lascio alla tua giornata. E, senti, un'altra cosa che invece ti volevo dire, tu sei molto aficionadas al Guerriero della Luce.
Sì. Paolo. Allora, Sì, dici seguo. un po', cosa ti piace di questo libro? Sono Che piccoli dettagli, ce l'ho consigliamo a qua perché tutti. me l'aveva regalato soprattutto mio fratello, che prima di partire me l'ha proprio dato lui. Il Guerriero della Luce mi piace perché non è che ti racconta un libro, ti racconta proprio degli aneddoti, della conoscenza interiore. Non è che dice, ok, questa è la battaglia, questo ha combattuto, questo è... No, ti racconta proprio quello che sente dentro, quindi... mi trasmette proprio quell'attimo di cosa sta raccontando nel libro. E anche come ho condiviso l'ultima di quando ho perso, è vero, perché sono cose vere di quelle che senti. E fa un po' parte, diciamo, di tutti noi. E la cosa che mi piace è che lui le ha scritte, le ha messe per scritto tutte queste emozioni, mettendole come un racconto, però ha scritto in un libro tutte le emozioni che ne sentiamo. Sì, infatti è uno dei miei libri. Adesso c'è Gianni Molinari, Brossanova, che ha messo un cuoricino. Io lo consiglierei anche a lui. È uno dei libri che mi piace di più. Visto che noi ogni ospite chiediamo un libro, canzone preferita, così andiamo un po' oltre In il. questo periodo, allora ti dirò che in questo periodo ho ascoltato tanto Pregador Lu, che è Árvore de Bom Fruto, è un cantante brasiliano e canta le parole di Dio. E questa mi ha accompagnato in questo periodo, mi ha accompagnato tanto perché mi ha trasmesso energia e comunque avendo vicino persone del Brasile, mi ha proprio trasmesso questa buona energia. E l'altra canzone che sto ascoltando tantissimo è Dancing Monkey, perché credo che abbiamo in tutti noi questa scimmietta che ti fa fare la cosa che tu ami di più. E quindi in questo momento sto ascoltando queste due canzoni, mi trasmettono voglia, energia per fare, anche perché ti dico, la cosa che mi piace di più è le nami, quindi indipendentemente se sono in palestra o che sono dall'altra. Dove vuoi, sono qui a casa, la possibilità di allenarmi. Quindi questa scimmietta qua che mi parla, guarda che devi fare allenamento, guarda che devi fare allenamento, mi piace. Mentre quella di Predator Lu, tutti siamo degli alberi di buoni frutti, quindi abbiamo tutti dentro la nostra parte buona e bisogna trasmetterla di fuori. Perfetto, la mia scimmietta a volte è un po' ubriaca, sembra la scimmietta dell'Ispirata dei Caraibi. Mi consiglierebbe la cosa sbagliata da fare, no? Lo sai? Quindi, senti, Nicola ci chiede chi è il tuo fighter preferito in UFC e io aggiungo chi è il fighter italiano che tu vedi meglio in UFC? Domanda scomodissima. Sì, Diciamo tra. no, allora la prima. Il primo che ti No, viene sei in da mente. te, perché poi ti dico: no, perché tu hai parlato di me e non hai parlato di. Quindi Sì. adesso no, ti rispondo alla prima. Il mio fighter preferito in UFC, ti parlo nel mio canto, quindi ti dico dalla mia palestra perché ho molto rispetto, non ce n'è uno, ma ce ne sono diversi proprio per. Come sono come persone, quindi la umiltà che hanno. E quindi sono, beh, Amanda, perché non smette mai, indipendentemente che è campionessa, non si è mai messa su un piedistallo, perché anche in palestra si allena con tutti, parla con tutti, non ha problema di trasmettere. Sono Formiga, Adriano, Michigno, Pedro, Edson Barbosa. Queste sono persone con cui ammiro molto, adesso stavo pensando in portoghese, che ammiro molto e sono i miei fighter preferiti in questo ambito, perché ci ho vissuto. Poi ce ne sono tantissimi, quindi questo è uno. L'italiano preferito che è in USC, bella domanda questa. È dura da Allora, sbucciarla. ti do il bonus di non rispondere, dai, non, Vai. No, guarda, dico solo, io è ammiro meglio, tutti gli italiani che anche sono. perché diciamo che a me piacciono tutti gli italiani che sono in UFC, è Sì, difficile. io, guarda, indipendentemente che siano in UFC o che sono in un altro circuito, perché seguo anche tanti ragazzi che sono in Bellator, che sono in The One,
Quindi che sta nel Cage Warrior. Sì, giusto. One. Guarda, ti dico, sono tanti. Mi piace seguirli tutti, sostenere tutti, perché credo che italiani si debbano aiutare italiani. Io so che non è così per tutti, però a me piace pensarla così, a me piace essere così. E quindi seguo a livello ragazze e ragazzi che sono in UFC e che sono in Bellator o The One Cage, veramente li seguo tutti. Preferito purtroppo non c'è, perché ho avuto contatto diretto con certi e con certi no, quindi ti dico chi sono amici, chi sono conoscenti, però indipendente da questo dobbiamo supportarci uno con l'altro. Quindi è vero che il marchio è più famoso, però anche Bellator è famoso e The One è famoso e tutti siamo in dei circuiti molto importanti, e ben per questo che dobbiamo sostenerci uno con l'altro per far sì anche per riuscire ad alzare la conoscenza in Italia. Cosa manca in Italia per l'MMA secondo te? La conoscenza, sai, anche questa è vero che allora è vero che ci sono tante palestre, magari non tutti abbiamo lo stesso pensiero, non tutti abbiamo questa connessione, questa voglia di scambiare. Ci sono tante possibilità, perché vedo che ci sono tante palestre che fanno questo, però credo che la cosa principale sia un po' la conoscenza dell'MMA, perché credo che se si riuscisse a trasmetterla o comunque in televisione o in radio, non so, a fare un canale per le arti marziali in generale, non solo per me, anche per il jiu-jitsu, per kickboxing, credo che ci sia anche più trasmetta più conoscenza e quindi di conseguenza anche la voglia di dire vado a vedere questo evento qua di jiu-jitsu, vado a vedere questo evento qua di Milano. Quindi più questo. Bene, senti, un'altra domanda. C'è arrivata un'altra domanda che dice: dove e come trovi la voglia di lavorare e allenarti non avendo un obiettivo a breve termine? Cioè, quando non hai un match, Federico ci chiede. Mi l'hanno chiesto. Mi è arrivato qualche messaggio su questa domanda qua. Credo che la voglia e l'obiettivo me lo metto. Aspetta, giorno. Non ti sento. No. Aspetta, credo che sia la linea. Mi senti? Eccoli. Ok, mi pongo io un obiettivo, cioè che credo sia corretto. Mi pongo io un obiettivo tutte le settimane, e anche è come un po', faccio resoconto di ogni fine match o su dove sono carente, faccio un po' resoconto, e questi sono gli obiettivi che poi voglio raggiungere. Quindi, non so, magari devo lavorare di più, adesso sto mettendo così. Prendo esempio l'ultimo match, che così almeno non ci sono poi i commenti. Io so l'ultimo match che non è andato bene su un discorso di testa, quindi in questo periodo sto lavorando molto con questo. Quindi il mio obiettivo è anche solo di concentrarmi, di fare allenamento, la tecnica deve essere fatta. Devo lavorare su più, non so, la concentrazione su... Pongo io degli obiettivi, indipendentemente fuori dal match. Come in questo caso che sono qua a casa, non ho la possibilità di riuscire ad andare a fare live o sparring. Ok, cosa posso fare per essere migliore? Dov'è che sono carente? Ok, la testa, bene. Adesso allora lavoriamo sulla testa. Quindi faccio un po' di resoconto di cosa ho bisogno e poi ci lavoro. Non ti nascondo che ho una buona connessione con i miei coach, quindi chiedo anche una loro opinione. Quindi non lo so, guarda che devi lavorare di più sulla transizione, adesso che così almeno abbiamo un esempio che è un po' più chiaro per tutti. Guarda che devi lavorare un po' sulla transizione, non so, dalla guardia arrivare alla mezza guardia. Ok, allora magari quando faccio jiu-jitsu dico che devo lavorare su questo, mi metto in posizione di non conforto, così allora riesco a lavorare su queste piccole cose. Però fuori dal match deve essere così, ti devi guardare anche un po' dentro, come dici, ok, devo lavorare su questo. E allo stesso tempo non te chiedo sempre un'opinione, però anche ai miei coach. Ma non lascio mai stare, nel senso che non è che boh, ok, devo lavorare magari di più a terra, quindi la parte in piedi, ciao. No. Cerco sempre di fare nella giornata cerco sempre di fare un allenamento in piedi e un allenamento a terra, quindi tutti i giorni è sempre così.
non lascio mai, no, ok, adesso faccio solo a terra o faccio solo jiu-jitsu. No, faccio jiu-jitsu, però non lascio stare qual è il mio obiettivo. Quindi lavoro in piedi di, non so, un giorno di boxing, un giorno di jiu-jitsu, un giorno di kickboxing, scusami, di muay thai, un giorno di kimono, un giorno di wrestling. Se faccio wrestling, alla sera farò qualcos'altro. Quindi cerco sempre di tenere uno e uno. Diciamo che il bello delle nostre discipline è proprio questo, no? Vai a lavorare dove hai delle carenze, dove hai sbagliato, dove magari ti senti debole, e poi vai anche a rinforzare i punti di comfort, i punti forti. Sì. E però poi te l'ho scritto anche in un messaggio, alla fine credo che un atleta possa essere bravo o meno a prescindere quello che può essere il risultato, che per chi compete e sa e conosce bene, sì, l'agonismo, a volte ha a che fare con fattori che non c'entrano nulla magari con la tecnica, non c'entrano nulla con la preparazione, a volte non c'entrano nulla con la psiche, e basta uno di questi elementi talvolta per combussolare tutto quello che hai fatto in anni, o talvolta un gioco dell'avversario che entra in una maniera diversa, una lentezza nell'adattarti, nella capacità di lettura, una strategia. Ci sono elementi che sono tantissimi, quindi sono talmente vari che non si possono poi valutare tutti. La cosa bella delle nostre discipline è questa, che una volta che è finita, quello fa parte del passato, diventa un'esperienza e ci si concentra già sul presente, sì, per il prossimo futuro. Senti, qua vogliono conoscere l'amichetto che avevi detto che ci avresti presentato, e poi ti lasciamo, dai. Eccolo qui. Lui è Simba. Quanto c'ha? Ha un mese e una settimana. È arrivato dopo un anno che ci pensa. Ho sempre avuto cani e gatti io da piccolina, quindi ho sempre vissuto con gli animali. Poi in America sinceramente non ho mai pensato, perché ho pensato al caldo, ho pensato al fatto di non poter avere lo spazio e tutte queste cose. Però li adottavano. A questa mia amica ha avuto questa cucciolata, te lo spiego veloce perché ha avuto questa cucciolata e ha chiamato chi conosceva se volevano adottarli. E sinceramente quando mi ha detto vuoi adottarlo, la parola adottarlo è come aiutare sempre un sai, anche se un animaletto, però un essere vivente. E quindi io non sono riuscita a dire no. Cioè. E adesso c'è lui. Senti, adesso tu ci hai presentato Simba, io devo, per dovere, spettacolarità di cronaca, un legame sentimentale, per presentarti il nostro porcellino d'India. Adesso sta nella campagna, io resto a casa, quindi non esce. Rod, vieni fuori. Allora, pensa che Rod, pensavamo fosse femmina, uguale, pensavamo fosse maschio, poi a un certo punto non usciva più dalla casetta, da questo buchino. È stato un po', abbiamo visto che era ingrassato ed ha partorito due cuccioli che sono e quindi stanno qui, vedi? Che e quindi adesso abbiamo anche la famiglia Igni e Dumbo, sì, diciamo, siamo cresciuti. guarda che io ti dico, è sempre un pezzettino di quale. Ah sì, poi ti affezioni. Senti Mara, un consiglio alle donne che devono iniziare le arti marziali di sport a combattimento, e ci lasciamo su questo tuo suggerimento. Allora, io quello che consiglio è di iniziare a provare un po' tutto, cioè non che di iniziare subito kickboxing o di focalizzarci solo su un'arte marziale, perché non è così, non è che se uno mi dice vai a fare kickboxing, ok, deve per forza piacermi il kickboxing. Di iniziare un'arte marziale però per se stesse, per far sì che uno si senta bene forte dentro e che trasmetta autostima. Quindi se lo sport che uno sceglie ti trasmette autostima e ti fa sentire bene, di non smettere ma di continuare a farlo. Bene, io ti ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi invito a seguire la pagina dell'Accademia,
Poi volevo salutare Giuseppe qui, il nostro caro Giuseppe Liuzzi, che ci ha seguito e ha salutato, ha mandato il cuoricino, e lo voglio invitare perché loro hanno un'associazione che fanno stampa 3D e stanno stampando una serie di dispositivi di protezione individuale, ovviamente di terza scelta, tra virgolette, non hanno ancora certificazione, però ci stanno mettendo tutti quanti a disposizione il personale sanitario che ha bisogno. Oh, che bello. Quindi chiunque voglia aiutarlo e chi vuole condividere questo progetto lo invito a fare. Ringrazio te veramente per questa bellissima chiacchiera, grazie per il tempo che ci hai dedicato e forza Borella. Sempre avanti e poi ci vedremo presto in Italia, promesso. Dai, ti aspetto. Un bacione. Grazie, ciao. Ciao.